in collaborazione con Comune Proloco di San Rocco, Ecoservice Sarda, Corsa Luci, Electric Line, Hotel Panorama, Cesi Costruzioni, Delta P SRL, Nicola Satta Rappresentanze, Midarente Charter. Isola nell'isola. Ci stupiremo insieme, ancora una volta, del nostro mare. Ancora di più, ci stupiremo del muschio su rocce di granito, delle grandi ali del vento di maestrale e di noi. Io lo so, ci stupiremo insieme, tanto per cambiare, delle nuvole basse tra le colline, del sole sulle orchidee selvatiche e dei ricami che il tuo cuore sa fare sul mio. Ci stupiremo come se fosse la prima volta, osserveremo i bimbi tra i prati in fiore, ci stupiremo del grano maturo, delle gocce di pioggia, perle socchiuse nell'aria. Ci stupiremo ancora del mare in tempesta e delle sensazioni dimenticate, naturalmente anche di noi. Ci stupiremo comunque fortemente, tu ed io, nell'aria umida che profuma di fieno, tra querce da sughero e piante di corbezzolo, tra vallate assolate e il buio della sera. Continuerà lo stupore quando la luna cambierà il colore del mare, riempendo di luce la notte. Saremo in silenzio, mano nella mano, mentre l'orizzonte ci circonda, mentre un falò segnala che la notte è ricominciata, quando la quiete spadroneggia e il profumo del pane caldo si fa più forte tra i vicoli. Ancora più stupore in me e in te, e l'aurora ci indicherà la strada. Vedrai, in quest'isola antica che offre colore ai pensieri, ci stupiremo insieme ancora di più. In dono sa darci scenari da fiaba, da nord a sud con rinchiami nell'anima, e in più, oltre a tutto questo, sa concedermi te, isola nell'isola. Grazie. Giving you up, I'm forgiving it all. You said
questo preludio d'estate, una serata organizzata da Capoterra 2000 in collaborazione col Comune e la Proloco di San Roque. Grazie per essere qui, un bel applauso. Vorrei immediatamente ringraziare Nando Cucu per la sua poetica introduzione di questa serata, infatti chiedo un altro applauso per lui. E ovviamente Paola Tangiano, di cui faccio una presentazione per così dire retroattiva. Tradizione e innovazione sono il filo conduttore seguito dal laboratorio Nitael di Sassari, che trova ispirazione nella nostra terra, inserendo la pelle lavorata a laser e dipinta a mano libera dalla figlia Paola. I tessuti tradizionali come il velluto, il brocato, il sughero, il tessuto a telaio, il pizzo. Una creatività innovativa che si unisce all'antico mestiere artigiano, di cui il laboratorio Nitael di Sassari vanta antiche radici. Vengono utilizzati esclusivamente materiali di prima qualità, come avrete potuto vedere, lavorati con maestria artigianale. Le creazioni di Paola Tangiano hanno sfilato con i più importanti stilisti della Sardegna e la settimana scorsa sono stati selezionati per l'artigianalità sarda ed esporrà le sue creazioni presso lo Stadio Domiziano di Roma. Un bel applauso per Paola. Ringrazio le ragazze che possono rientrare e cambiarsi per le prossime bellissime sfilate di stasera, ma prima di proseguire con la nostra serata dedicata alla moda, ma non solo, avremo anche musica, avremo anche dei momenti artistici, vorrei ringraziare Vittorio Cois, il presidente della Commissione Turismo del Comune di San Roque, e chiamarlo qui a fare due chiacchiere con me. Salve Vittorio, grazie per essere qui, ti cedo lo scettro. Buonasera a tutti e grazie per essere venuti numerosi a questa bellissima iniziativa organizzata da Capoterra 2000 e dalla Proloco di San Roque, che ringrazio da subito. Non a caso è stata scelta questa location, la Villa Siotto, che rappresenta uno dei beni di pregio storico, artistico e culturale più importanti del nostro territorio. Risale ai primi del Novecento ed era, diciamo, il tipico esempio di un'azienda agricola completa, dove si producevano grandi quantità di olio, di vino e anche tante varietà di frutta, vista la presenza di un parco di circa 11 ettari che circonda questa bellissima villa e anche le pertinenze. Questa villa è stata acquistata dal comune diversi anni fa, è stata ristrutturata e valorizzata organizzando numerosi eventi, mostre, convegni, eventi anche come questo, perché collaboriamo da tempo con Capoterra 2000, quindi abbiamo organizzato tantissimi eventi. La Villa Siotto non è l'unica bellezza del nostro comune. Ci tengo a evidenziare il fatto che abbiamo un patrimonio archeologico tra i più antichi della Sardegna. Voglio citare il nuraghe Sadome Sorco, che è già fruibile, visitabile, e anche il nuraghe Antigori, nel quale sono stati portati avanti una campagna di scavi, dove sono stati rinvenuti anche reperti risalenti all'epoca micenea, e contiamo di renderlo fruibile ai visitatori e ai turisti non appena saranno terminati i lavori, vista anche la presenza delle navi da crociera che attraccano nel molo di Cagliari, quindi per noi è un'occasione importante per far conoscere il nostro territorio. Abbiamo anche una bellissima località turistica, che è quella di Perdesali e Porto Columbu, dove tra l'altro abbiamo ottenuto di recente anche un importante finanziamento per valorizzare il porto, nel quale abbiamo già realizzato anche un'altra bellissima struttura come amministrazione comunale, che è stata data in gestione e viene utilizzata per anche come pizzeria, come luogo anche per dare servizi per la pesca e per la nautica. Tra l'altro il punto di riferimento anche per i turisti, dove nel periodo estivo queste località passano da circa 500 residenti a 5.000 residenti. Come comune abbiamo istituito di recente anche un servizio di bus navetta che collega il centro storico e commerciale di San Roque con le due località turistiche, estendendo il servizio fino al 17 settembre anche tutte le domeniche e nella giornata di Ferragosto. Naturalmente potrei citare tanti altri beni di pregio, ecco, del comune, però ci vorrebbe troppo tempo. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di consolidare questi eventi nel tempo e renderli sempre più appetibili ai turisti e ai visitatori,
con un obiettivo importante, che è quello di valorizzare e promuovere il nostro territorio. Io vi ringrazio tutti e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie mille Vittorio Cois, grazie, grazie. Continuiamo con la moda, questa volta con Marinella Staico. Tutti i capi sono studiati e realizzati con cura nel minimo dettaglio, pratici ed eleganti da indossare per la cerimonia o la sera. Colori forti e vivaci, in differenti varianti e sfumature, realizzati in tessuti morbidi e avvolgenti come la seta pura e impreziositi da inserti in tulle ricamato. Lunghi abiti con ampie gonne e spalle scoperte mettono in risalto la sensualità di una donna che ama distinguersi con garbo ed eleganza. Marinella Staico sta da Semini in via Carmine, ma questa sera è qua con noi. Anch'io indosso un suo abito. A voi, Marinella Staico! Final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck in running from the bullet? The bullet. We never thought we'd been here before. Why are we always stuck in running from the bullet? The bullet.
stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. E grazie anche a Marinella, poi avremo modo a fine serata di vedere tutti gli stilisti su questo palco naturale. Proseguiamo la serata, non è solo moda ma c'è anche musica, questa volta in compagnia di Flavio Secchi. Flavio è un cantautore, poeta e scrittore, vincitore di Musicultura 2016 e premio Donida 2015 e vincitore al concerto internazionale di poesia Alda Merini. È appena uscito il suo secondo disco che si intitola Parole per chitarra ed è l'unico ad aver creato in Sardegna un tributo a Lucio Dalla, infatti questa sera ci canta Stella di Mare per l'appunto di Dalla e un altro brano tratto dal suo ultimo disco e quindi vi lascio in compagnia di Flavio Secchi. Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare, stare fermo, sentirti respirare. Dormi già, pelle bianca, come sarà la mia faccia stanca? Provo a girare il mio cuscino, è una scusa per sentirti più vicino. Provo a svegliarti con un po' di tosse e tu ti giri come se niente fosse. Spengo la luce, provo a dormire, ma tu con la mano mi vieni a cercare. Quello che vedi, se avessi qualcosa da regalarti, e se non ti avessi, uscirei fuori a comprarti. Stella di mare, tra le lenzuola, la nostra barca, non naviga, vola, 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 tu voli con me.
Grazie. Lucio Dalla, il mio cantante preferito. E ancora moda con Alice Noemi Manca. Dopo aver conseguito il titolo di fashion designer presso l'Euromod School, ha deciso di disegnare lei stessa le fantasie dei suoi capi. Si presenta con un prêt-à-porter che è una vera e propria fusion tra lo street style e i richiami orientali, il tutto studiato nei minimi particolari. Capi ampi, maxi bluse e maxi gonne in contrasto con estrosi colletti e tagli asimmetrici. E questo il modo di intendere l'arte per Alice Noemi Manca. Collezione di Alice Noemi Manca. Grazie. E proseguiamo ancora con la moda, questa volta con Angela Tsuddas. È una stilista emergente che si sta specializzando nella realizzazione di abiti strutturati, applicando le tecniche di costruzione dell'alta moda sia nei capi più eleganti che in quelli più casual. Il tutto per ottenere degli abiti che donano sostegno, sagomano la silhouette senza rinunciare alla comodità. Abiti in grado di valorizzare qualunque tipologia di fisico. Hanno un comune denominatore, lo stile romantico. A tratti frivolo e spesso fanciullesco, perché per lei la moda rimane sempre un bellissimo gioco. Angela Tsuddas. Mm-hmm.
queste erano le creazioni di Angela Tsoudas. Ancora un bel applauso per lei. Mi sembra di sentire una voce in lontananza. Vado a vedere di cosa si tratta. One, two. C'era soli a testa in giù, avviliti come me. Come posso immaginare tutta una vita senza te? Per averti farei di tutto, tranne perdere la stima di me stesso. Io ti perdo, ma stavolta resto in piedi, anche se qui dentro me qualcosa muore. Sì, per averti, farei di tutto, ma rinuncio con dolore. Sì, per averti, farei di tutto, ma non ti voglio, non ti voglio senza. Due cuori non li hai, e a me non basta la metà. Se tu scegliere non sai, scelgo io che male fa. Ma senza voglia e senza futuro, vado incontro tutto solo un cielo nero. Ma sto morendo, morsicato da un serpente senza siero. Disperato va però un uomo vero. Sì, per averti farei di tutto, ma non voglio avere un animo più brutto. Sì, per averti farei di tutto, io ti perdo, ma stavolta resto in piedi, anche se qui dentro me qualcosa muore. Sì, per averti farei di tutto, ma non voglio avere un animo più brutto. Sì, per averti farei di tutto, tranne perdere la stima di me stesso. Ha detto anche il bismoleggiato. Grazie Antonio. Grazie. Credo Ciao. Che Antonio sia il più famoso imitatore del molleggiato, e sei stato il primo a vincere un festival nazionale di imitatori di Celentano. Sì, no, perché il primo. Pensavano fossi io. Certo, è chiaro sì. Questo.
Sì, no, e quando sono arrivato lì ho detto che okay, è arrivato Adriano, deve vincere lui. Ovviamente. Poi invece non ero io, ma è come se fossi stato io, capito? È un discorso complicato, ma sono certa che il nostro pubblico l'ha capito. Sì, grazie no, ancora. Sono convinto anch'io. Ciao ragazzi. Grazie. E ora torniamo alla moda, anzi una moda che non passa mai di moda, quella dei gioielli di Maria Conte. Artigiana orafa, come lei ama definirsi, è in realtà fra gli artisti più rinomati in Sardegna, che con i suoi studi e le sue creazioni ha dato vita a una nuova corrente artistica del gioiello, seguita ormai da molti designer orafi. Le sue creazioni sono esuberanti e i suoi sogni si trasformano in sculture gioiello. Oggetti che parlano un linguaggio di luci dorate e bagliori inaspettati di vita ed emozioni. Pensieri che si perdono tra i lunghi capelli di donne lontane, in serpenti sinuosi e magiche farfalle, con il desiderio di possedere qualcosa che non esiste. A voi i gioielli di Maria Conte. Thank you.
E questi erano i gioielli di Maria Conte. E continuiamo la nostra bellissima serata, questa volta con l'eleganza intramontabile di Emma Iba. Tessuti leggeri e pizzo caratterizzano questa collezione improntata sui toni del blu e del bianco, i colori del nostro mare. Tessuti leggeri che si appoggiano al corpo seguendone le forme. Taglie lineari, semplici e comodi, fanno di questi abiti il completamento ideale per le vostre serate estive. A voi la moda intramontabile di Emma Iba. Thank you.
ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, o potrà arrivare a stare con noi. E siccome questa serata non è solo moda ma è anche musica, adesso è la volta di Laura Aramo. Laura ha 12 anni, ha iniziato a cantare per le recite in oratorio a soli 6 anni. In quest'ultimo anno ha partecipato al talent tra sogno e realtà, andato in onda sulla 5. È arrivata tra i primi 5 finalisti della sua categoria a Sanremo Junior, ricevendo una menzione speciale. Eccola qua la nostra Laura. Buonasera. Ciao Laura. A tutti. Attualmente sta partecipando al Cantagiro come semifinalista nazionale per la categoria Junior. E io vi lascio in compagnia di Laura Aramo. Grazie. Yeah.
l'energia di Laura Aramo. Grazie. Grazie Laura, grazie. Che energia, così giovane, chissà quanta strada può ancora fare. E continuiamo con il nostro preludio d'estate, questa volta con Alma Pinna. La capsule si ispira al celebre personaggio shakespeariano di Ofelia, proponendo una lettura in chiave moderna di quella che è stata la vita della giovane fanciulla. La giovinezza, l'innamoramento, il dispiacere e infine la morte. Linee ampie e morbide si scontrano con la rigidità dei tagli degli abiti più strutturati. Corone e dettagli floreali adornano la figura femminile, conferendole una nota romantica. A voi, Alma Pinna! With your vintage music coming through satellites while cruising, you're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough. Just don't make you feel crazy. You get ready, you get all dressed up to go nowhere in particular. Back to work or the coffee shop, doesn't matter, 'cause it's enough to be le creazioni di Alma Pinna. E ancora moda in questa serata, questa volta una moda tutta particolare, quella di Simona Goksoy. La linea Coach e Putti nasce da un'idea della designer e fotografa Simona Goksoy nel 2010, durante il corso di studi all'Accademia delle Belle Arti Mario Sironi di Sassari. È una linea nata per essere indossata e utilizzata e per portare nelle vostre case racconti, colori e decori dei costumi della Sardegna. Questa linea comprende Sas Piccinas e Sas Feminas. In questi progetti Simona cerca di riproporre i decori paese per paese, tracciando ogni dettaglio, esaltando ogni colore, attribuendo anche un valore documentale alla sua osservazione.
la tipologia del ricamo, la sua disposizione e l'illustrazione permettono di individuare geograficamente l'origine di ogni suo lavoro. Impossibile citare tutte le pubblicazioni e gli eventi a cui è stata presente Simona. È altrettanto difficile descrivere il suo lavoro che attraversa oggetti di uso quotidiano e tessuti indistintamente. L'unico modo è ammirarli. Alcuni li potete ammirare alle mie spalle nella scenografia e altri li vedrete sfilare adesso. A voi, Simona Goksoy. E ancora musica in questa serata, questa volta con Alessia Farci. Ha iniziato a cantare all'età dei 6 anni e all'età di 8 ha cantato nel coro delle Voci Bianche di Porto Scuso. Dall'età di 11 anni prende lezioni private di canto con la maestra Nadia Fois, cosa che le ha permesso di partecipare a concorsi regionali a Uta e Villa San Pietro, come il concerto di Natale, dove la giuria ha considerato la sua esibizione la migliore interpretazione emotiva. Ha partecipato al Festival Internazionale della Città di Uta, dove ha vinto il terzo premio, e a molte altre manifestazioni per la sua giovane età. A voi, Alessia Farci! Solo lei.
giorno che ricorderai le mille cose che non sai e puoi insegnarti solo lei. Lei regala i suoi sorrisi senza mai svelare al mondo quando non ne ha, privando il suo dolore e libertà. Lei forse l'amore che non ha pietà, che ti arricchisce con la povertà, un gesto semplice che te. Grazie. Alessia Farci, grazie. Continuiamo ancora con la musica, questa volta con Gaia Meloni. Gaia Meloni ha 16 anni, ha iniziato a cantare all'età di 8 anni alla Peter's Day di Assemini, dove ha preso anche lezioni di pianoforte. Ha partecipato al coro di Voci Bianche di San Rock e lo scorso anno ha iniziato a frequentare le lezioni di canto della Scuola Civica di Villa San Pietro. E alle sue prime esperienze, io ho avuto già il piacere di presentarla, però ho bisogno di un grandissimo applauso. Gaia Meloni. Let it be.
Continuiamo con la nostra serata all'insegna dell'eleganza con Alessandra Olei. Alessandra arriva da lontano, da un paese dove impera il freddo e con una valigia piena di creatività e un grande fuoco nel suo cuore e trova un sodalizio con la nostra terra. Con le sue creazioni ha saputo trovare il giusto equilibrio tra la sinuosità dell'abito aderente che rende sensuale e la morbidezza dei tessuti che esaltano l'eleganza, la signorilità e il fascino. Le creazioni di Alessandra Olei. Yeah.
Alessandra Olei. E torniamo alla musica, questa volta con Alessia Sanna. Alessia Sanna ha 19 anni e vive a Pula. Sin da piccola ha dimostrato un certo interesse per il canto e nel 2013, dopo aver abbandonato lo studio del violino, si è dedicata interamente al canto frequentando la Scuola Civica di Musica a Capoterra e a Villa San Pietro. Ha iniziato a collaborare agli eventi realizzati da Capoterra 2000 e nell'aprile del 2016 ha partecipato invece al Sardegna Music Festival, classificandosi prima assoluta nella categoria Jazz Soul Blues. Grazie a questa vittoria ha potuto partecipare al Calagonone Jazz Festival con un brano inedito scritto da Fernando Cucu. Il suo sogno è concretizzare sempre di più questa passione, ma soprattutto realizzarsi nell'ambito degli studi universitari che ha deciso di intraprendere. Un grande applauso per Alessia Sanna! Yeah.
E continuiamo ancora con la moda, con Irene Contini. Nella sua collezione cerca uno stile discreto che interpreti con silenziosa eleganza la bellezza femminile. Nelle sue creazioni potete trovare passamanerie e cristalli, accostati a motivi retro, alternati alle proposte al passo con i tempi. Nelle sue collezioni desidera trasmettere una raffinatezza femminile che non è mai troppo sfacciata. A voi lo stile discreto ed elegante di Irene Contini. Una isla en el mar, sin corrientes navegar. Soy un barco de papel al atardecer. Junto con la soledad me persigue la verdad. Solo siento tu calor, aquí sigo yo esperándote. Le creazioni di Irene Contini. E prima di proseguire con la nostra serata, siamo ormai quasi al termine, ma abbiamo ancora qualche sorpresa, vorrei chiamare qua sul palco il sindaco di San Roque, Salvatore Mattana. Buonasera signor sindaco, le cedo il mio microfono. Grazie, buonasera a tutti e grazie di essere qui presenti. Siamo molto lieti di ospitare questa manifestazione preludio d'estate.
una bella serata di moda, cultura e arte e musica che si inserisce in una 2 giorni che è cominciata nel pomeriggio di oggi e si concluderà domani notte, di cultura, artigianato, moda e musica. Quindi una rassegna completa in questo bellissimo scenario della Villa Siotto, che, come diceva prima il presidente della Commissione Turismo Vittorio Cosi, che ha promosso questa manifestazione in collaborazione con l'Associazione Capoterra 2000, è uno scenario unico, credo. Una villa dei primi del Novecento immersa in un parco di 11 ettari con una che era delle aziende agricole più fiorenti della prima metà del Novecento. Quindi non era solamente una villa, era un luogo di lavoro e di produzione. Ma l'intento dell'amministrazione appunto è quello di promuovere il territorio, un territorio che ha una storia antica, anche se più noto per la recente presenza industriale, che risale a oltre 4.500 anni fa, con le prime presenze archeologiche, ma che ha anche altri beni monumentali, che rappresentano un unicum in Sardegna, come la Villa Dorri, l'unica villa regia in Sardegna che è stata sede dei regnanti di Savoia dal 1796 al 1799 durante l'occupazione napoleonica nel nord Italia, che conserva tutti i suoi arredi d'epoca, quindi è un museo da conoscere e da visitare. E io voglio fare i complimenti agli stiristi, alle sartorie, e gli farei anche un applauso, perché veramente è stata una, non posso dire una sorpresa, perché nonostante aver ospitato altre volte, si rinnovano e presentano dei modelli che hanno grazia, eleganza e professionalità. E in particolare faccio riferimento ai giovani stilisti che si vogliono affermare in un campo difficile come quello della moda. Concludo infine con un ringraziamento particolare all'Associazione Capoterra 2000, al suo presidente Mariano Marras, e a tutto lo staff e a tutti quelli che, lavorando dietro le quinte, hanno consentito la bellissima riuscita di questa manifestazione. Grazie per la bella serata che ci avete regalato. Grazie mille a lei, grazie mille, perché se questi eventi sono possibili è anche perché l'amministrazione comunale promuove questi eventi, quindi grazie. Continuiamo, un altro momento dedicato alla musica in questa serata che ormai sta quasi volgendo al termine. Questa volta è Marta Tronci, una cantante, ancora una volta, a deliziarci con la sua voce. Marta ha 15 anni ed è di Capoterra. Ha iniziato a cantare a 9 anni nel piccolo coro di Sant'Efisio e a 12 ha iniziato come solista, partecipando a molti concorsi nazionali ed internazionali. Ha partecipato a Ti lascio una canzone, Castrocaro, Sanremo Autori, Festival Internazionale di Romania vincendo come miglior testo, Festival Internazionale di Utah dove ha vinto sempre come miglior testo, finalista al Cantagiro, è arrivata la finalissima del premio Lucio Dalla e ancora è stata finalista nazionale di La Bella e la Voce. Al momento è impegnata con il Cantagiro 2017 dove ancora una volta è tra i finalisti e noi le facciamo i nostri migliori auguri. A voi Marta Tronci.
Racconterò a tutti che nel buio ci sono i colori, e non solo sui letti nasceranno focosi gli amori. Racconterò al mondo, non certo mi nascondo, che il palco è la mia vita, la passione e la gioia infinita. Tu lo sai, ho voglia di te. Sì. Giorno dopo giorno, cosa più bella non c'è. Amore che vesti il mio mondo, tu lo sai, ho voglia di te. Giorno dopo giorno, cosa più bella non c'è. Amore che vesti il mio mondo, Marta Tronci. Grazie mille. Grazie Marta, grazie. E siamo giunti alla fine di questa bellissima serata, e io vorrei ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo evento, e in particolare vorrei chiamare qua sul palco uno stilista e una modella, uno stilista accompagnato da una modella, nell'ordine con cui sono usciti, in modo che anche voi li possiate conoscere. Paola Tangianu, un applauso. Eccola qua la nostra Paola con una bellissima modella, prego. Marinella Staico. Alice Noemi Manca. Angela Zuddas. Monica Fontana. Maria Conte. Emma Iba. Alma Pina. Simona Goksoi. Alessandra Olei. E Irene Contini. E grazie a tutti questi stilisti, alle bellissime modelle. Mentre io sono circondata da questo meraviglioso quadro, voglio continuare a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Innanzitutto voi, questo fantastico pubblico. Capotere 2000 per l'organizzazione, il Comune e la Proloco di San Rocco.
Giula Oriemma per le coreografie, Laura Masia per il make-up. Eccola qua Laura, vieni tra noi. Salvatore Onida per le acconciature. Eccolo Salvatore. Il nostro Paolo Meloni per il service. Maurizio Fadda per le musiche. E la Video Boom per le riprese con la regia di Roberto De Martis. I cameraman Daniele Vitiello, Gianni Copez e Pippo Modica. Grazie, grazie ancora a tutti, grazie per essere stati con noi. Questa bella serata si conclude qua, speriamo di farne tante altre. Grazie, arrivederci. In collaborazione con Comune Proloco di San Rocco, Ecoservice Sarda, Corsa Luci, Electric Line, Hotel Panorama, Cesi Costruzioni, Delta P SRL, Nicola Satta Rappresentanze, Midarente Charter.